per reeling, medaglia d'argento a squadre proprio con questa cavalla. In quell'occasione era proprio in sella Vidia del Bubalù, 12 anni, da Valle del Niroè e da una figlia di Lumberdor. Il reeling che ieri è stato abbastanza sfortunato, è stato uno dei pochi a non commettere errori sugli ostacoli, poteva essere il quarto in barrage nel piccolo Gran Premio, invece fuori per un'infrazione sul tempo, una sola penalità. Sono già invece 4 nella prova odierna, quindi rimangono 8 i qualificati. Errore anche sull'elemento d'ingresso della gabbia. E ormai non ha più niente da chiedere a questo tracciato, Euro Reeling, che si avvia comunque ad affrontare la parte conclusiva del percorso. Niente, proprio fuori fase, Bubalù. Arriva anche il ritiro. Giornata storta, comunque percorso impegnativo, e complimenti ancora ai nostri Luca Maria Moneta e Lucia Vizzini, che sono riusciti a eludere tutte le insidie del tracciato proposto dallo svizzero Rolf Lüdi. Adesso, a proposito di azzurri, Emanuele Gaudiano monta Coco Scinski.